elezioni europee. Ascoltiamo Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo e responsabile enti locali Sicilia, candidato nella lista della Lega al voto del 26 maggio. Prosegue la campagna elettorale verso il voto per le europee del 26 maggio. La Lega di Salvini vola nei sondaggi, ormai è un dato consolidato oltre il 36%. Igor Gelarda è il candidato della Lega, responsabile regionale degli enti locali della Lega, è in tour in Sicilia, adesso nella provincia di Agrigento, pertanto si rivolge in particolar modo agli elettori agrigentini. Io dico che questa è già la seconda volta negli ultimi 10 giorni che passo qui in provincia di Agrigento. È una tra le province siciliane che è stata trattata peggio. C'è veramente un disastro da tutte le parti. Io credo che qui gli agrigentini non abbiano altra alternativa che votare per la Lega. Infrastrutture, lavoro, collegamenti, è tutto un disastro. Qua la Lega può dare la nuova svolta, la nuova e ultima speranza per gli agrigentini. Migliaia di agrigentini ogni anno emigrano e vanno via. Allora io vi dico che bisogna dare un cambio anche a Bruxelles e dare una nuova svolta. È fondamentale ripartire proprio da una delle province più dimenticate e più abbandonate, ma che meriterebbe tanto, che è quella di Agrigento. Nel corso della campagna elettorale, in itinere, il riscontro da parte delle popolazioni incontrate è positivo? Il riscontro è assolutamente positivo. Tra i politici, Salvini è quello che è considerato l'unico in questo momento che è in qualche modo realizza quello che ha detto. C'è tanto affetto, c'è tanto entusiasmo da parte delle persone. Siamo stati in vari paesi, anche più piccolini, anche in città. Io vi dico che gli agrigentini non perderanno questa occasione, non perderanno questa opportunità di votare in Europa Salvini e di mandare un siciliano vero, nato e cresciuto in Sicilia, un uomo da strada e non da televisione, da mandarlo a Bruxelles. Oggi, venerdì 3 maggio, scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge di riordino degli enti locali. Voi vi siete adoperati presso il governo, in particolare presso Salvini, per ottenere il salvataggio delle province siciliane, condividendo l'appello di Musumeci. Assolutamente sì, la provincia è l'anello di collegamento fondamentale tra le regioni e i cittadini. La Lega sta lottando perché queste vengano ricostituite e si tolga lo scempio che è stato fatto negli anni passati. Proprio oggi ho fatto un comunicato stampa in tal senso e appoggiamo Nello Musumeci, perché il disastro, parte del disastro che c'è adesso, è dovuto anche al fatto che non esistono più le province.